Nello scorso episodio di Running Scenery, l'ultra runner Paolo Venturini ci ha portato sempre di corsa alla scoperta del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. E da qua, dove grazie ai suoi colori l'autunno è una seconda primavera, i nobili e maestosi lupi vigilano il territorio, il nostro viaggio continua. Yeah, I'm coming home. Diceva il vescovo Ber, ecco perché bisogna rispettare questa mela fantastica che è la natura. Il vescovo Berkeley disse una volta, la mela da sola non si può gustare, ci vuole la mela e un palato che la gusta. Noi siamo il palato. Tra questi boschi e questi prati c'è sempre qualcosa, là in fondo, che si erge più in alto di qualsiasi altra cosa. Qualcosa di visibile da ogni angolo, da ogni scorcio, imponente e rassicurante, come il faro di un porto. Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Questo è il versante della provincia di Reggio Emilia e alle mie spalle la Pietra di Bismantova, una delle porte di accesso a quest'area protetta. Dante Alighieri ha preso ispirazione dalla sua forma per rappresentare il purgatorio. 1047 metri d'altitudine, tutta da scoprire. La Pietra di Bismantova si può arrampicare, visto che ci sono parecchie vie di free climbing, ma si può anche camminare arrivando fino alla sommità, da dove si può dominare gran parte del parco. E come potrebbe andarsene, Paolo, senza prima scoprire una delle eccellenze che contraddistinguono questo territorio in tutto il mondo? Ciao Giuliano, buongiorno. Buongiorno Paolo. Allora, mi trovo in una delle latterie che sono all'interno del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano ed ha una caratteristica particolare, perché a che quota ci troviamo qui? Siamo a 1000 metri. Intorno ai 1000 metri, quindi qui il parmigiano reggiano, il re dei prodotti di questa zona e ovviamente dell'economia italiana, è il prodotto che noi atleti prediligiamo quando facciamo grandi distanze o abbiamo bisogno di integrare con un prodotto naturale ricco di proteine e ricco di sali minerali. Comandante, buon pomeriggio. Il comandante Piacentini, tenente colonnello del Corpo Forestale dello Stato, è responsabile della forestale all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. In montagna è tutto molto bello, ma bisogna fare massima attenzione alla sicurezza. Giusto, comandante? Sì, certo, Paolo. In montagna bisogna stare attenti, soprattutto alcuni accorgimenti sono importanti, soprattutto avere un telefono, bisogna avere le scarpe che siano adeguate, che non facciano scivolare i piedi, bisogna sempre avere dell'acqua, dei viveri, anche qualcosa da mettersi addosso nel caso venisse freddo, nel caso si dovessero passare delle ore in attesa di soccorso. L'abbigliamento sempre sgargiante è consigliato in questi posti, in modo da essere sempre visibili per qualsiasi motivo quando si è in strada dalle autovetture e in caso invece di problematiche varie per essere facilmente individuati. Sono arrivato qui ormai al tramonto, a rifugio Cesare Battisti, a quota 1761 metri sul livello del mare. Questo è il ricovero invernale del rifugio, che in questa stagione è chiuso ed è riservato a chi dovesse avere bisogno di soccorso o comunque di passare la notte anche in caso di emergenza. Le grandi corse e i grandi scenari di Running Scenery non finiscono qui, continuate a seguirmi su Icarus 2.0. Alla prossima!